Buonasera. Ah, non dovrei avere la sigaretta, ma comunque. È lunedì di Pasquetta. Ho sentito i profumi dei vicini che mi hanno offerto i loro pranzi, ma ho rifiutato con dispiacere, ma perché ieri? Che era Pasqua, ho avuto proprio disturbi allo stomaco per aver mangiato sempre la stessa cosa che mangio un giorno qualsiasi, ad eccezione della cozzupa al mattino, ma non è stata quella. La cozzupa, per chi non sa, è quel biscotto che si mangia qui a Pasqua in Calabria. E dico, la sera mi sono fatta una minestrina con i grattoni, quella minestrina un po' piccola, un po' irregolare. Cioè, ho avuto un mal di stomaco dopo, un mal di pancia incredibile, che ho dovuto prendere, non mal di stomaco, no, mal di stomaco ce l'avevo, sì, però che non avevo digerito la minestrina. E più vedevo sta cosa, allora ho dovuto prendere un po' di bicarbonato con del limone spremuto e dell'acqua e berlo giù, perché neanche una tisana al finocchio io mi faceva digerire questa cosa. E tutto questo mentre in televisione vedevo sti pranzi, colombe, agnelli, timballi, una cosa. E infatti pensavo alla tantissimi anni fa, tantissimi, la mamma di un mio fidanzato, l'unica suocera che ho conosciuto nella mia vita, che era già anziana, perché questo fidanzato era molto più grande di me e lei era già anziana, che si preparava da sola dei manicaretti che erano stupendi. Cioè, questa donna all'epoca mi sembrava anzianissima, ma potrà aver avuto 80 anni, cioè non parlo di 40 anni fa, no, 30, sì, no, di meno. Però si faceva tutti questi manicaretti, il fritto di Paranza, abitava a Roma nel quartiere Prati. E dicevo, invece io e suo figlio spesso ci piaceva farci la minestrina la sera con il formaggino, cioè una cosa un po' così. E lui dice, e lei diceva, ma veramente, cioè io l'unica volta che ho mangiato una minestrina mi sono sentita male. Allora, le mie vicine stamattina mi hanno detto, dice, senti, devi stoppare per un po' questa tua alimentazione e seguire noi per una settimana, ti rimettiamo a posto. Vabbè, mi faceva un po' ridere la cosa, scusatemi. Vabbè, forse dovrò cambiare alimentazione. No, guai, insomma, cose così. Sentite gli uccelli? Le giornate si allungano, è bello. È bello, oggi ho portato Trilla fuori, l'ho fatto verso le 2:30, credo, metto l'orario. E ho fatto proprio il giro dell'isolato, saranno 220 metri. Ecco,
ho sforato di 20 metri, ma c'era il silenzio totale e nelle case, così a primo piano, cioè in una casa si festeggiava un buon compleanno, ma gli auguri di buon compleanno erano quasi silenziosi, no? Happy birthday to you, proprio silenziosa. In un'altra casa c'era un papà che faceva al figlio: no, non devi spostare la regina, devi spostare il fante, ecco, bravo il fante. Quindi stava insegnando al figlio il gioco degli scacchi. È così, io non gioco a nulla. Adesso mi alzo, ho fatto anche i pancake. Volevo registrare la mia preparazione dei pancake. Pancake che io preparo, di solito me ne vengono fuori 15, ma grandicelli, una monoporzione. Preparo e surgelo, e così ogni sera ne tiro fuori uno, al mattino ce l'ho già scongelato naturalmente. E faccio colazione. Sono pancake che faccio con la farina di avena, questa volta ho usato quella delle farine magiche, e poi ho schiacciato una banana grande e mezza, e poi l'albume d'uovo, un po' di lievito, pizzico di sale, mischiato le due cose. Ah sì, e della bevanda cocco e avena. E niente, ce l'ho lì stese a soldatino in attesa che poi stasera quando saranno completamente fredde, sono già fredde, quando saranno completamente fredde le piego in due leggermente, le poggio su un vassoio di polistirolo, le ricopro, le metto in un sacchetto e metto a surgelare. Campane, ding, 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 ding. Oggi truccata con una cosa di pupa, sì, di pupa, messo così. Sì, di pupa, ce l'ho questo colore qua che non so come definirlo, e poi in blu, e poi dall'altra parte c'è una cosa, una parte più chiara e illuminante che di solito va qua, ma stamattina non l'ho fatto. Cioè, non ho registrato niente, ho messo questo di Glow, Foundation Glow, Yves Rocher. E non avevo registrato niente. Comunque questa è la stesura, e stavo dicendo che una media coprenza, il colore all'inizio sembrava giallo, ecco, vedendolo non so se si vede qua, ma sembrava giallo per la mia pelle, non, e invece no, è perfetto. Tanto glow non lo vedo. Tanto glow non lo vedo. Mannaggia. Ma porca miseria. Vabbè, tanto metto soltanto un po' di illuminante che mi sta proprio lasciando, tipo Bobby Brown. E andranno i prodotti finiti. Anche perché non c'è da coprire, non c'è da correggere. Forse alla fine caricando ne ho messo troppo. Vediamo.
c'è bisogno del mio specchio. Dovrei andare in farmacia. Sì, tanto... Oddio. No, vabbè, si può. Lì si vede più bianco, più illuminante rispetto a quello che vedo io qua. Del resto luce naturale non posso fare niente. Un po' di hula, la confezione piccola, c'è anche quella grande, ma... solo per dare un po' di dimensione. Lo so che ho gli zigomi pronunciati, non c'ho bisogno di questo, ma solo per dare un po' di dimensione, perché il fondo appiattisce. Adesso scenderà mio fratello, dovrò dirgli sono in bagno. E questo lo passo leggermente anche qua. Sì, usiamo un po' le sopracciglia. Ho depilato l'eccesso, ma qui io c'ho un buco. E allungo qua, mentre qua faccio un po' così. Un altro buchino ce l'ho qua. Faccio un po' così e allungo leggermente. E poi con questo di Benefit, ho quello di Estée Lauder, l'ho dato alla mia amica che le era piaciuto una volta che l'avevo truccata e la profumeria qui non l'aveva. Se non mi ricordo più se gliel'ho dato poi, ero disposta a darglielo, poi forse è arrivato, non lo so. E poi pensavo di visto che tanto blu non è, per mineral, perché si vede un po' sucato. Lo facciamo più glow. Volevo essere glow. Sì, così sono un po' più glow. E poi andiamo di fino con la mia make-up. Vedere. Se uno vuole truccarsi un pochino per uscire, deve mettere la mascherina, ovviamente un fondo a lunga tenuta regge meglio, così come
una matita piuttosto che un rossetto, ma anche a me non la mascherina. Meno male che sto registrando. Matita Giorgio Armani per la base dell'occhio, per evitare l'olio d'occhio da pesce frascico. Mano lì senza occhiali, questo è andato un po' in giù, rimediamo, questo invece è andato bene. Questo è di Chico, credo, assieme a un altro illuminante che ho, faccio qua. Quei gancetti proprio non li trovo, ma la casa non nasconde niente. Sopra la matita per renderla un po' più, sì, diventa più naturale. Dove andiamo? Asciuga i capelli. Allora, devo parlare dei miei capelli per tutte quelle nuove iscritte perché mi vedono questi capelli qua e mi chiedono come ho fatto a fare il colore di questi capelli. E forse un giorno devo raccontare il mio journey per il Going Grey. Al balcone. Forse dovrò, prossimo shampoo devo fare qualcosa per qua. A me piace questo, e qui questa cosa, questa striscia così mi piace. Questa, non questa.